Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Parliamo della protesta questa mattina davanti alla sede della regione a Pescara per la vertenza in atto riguardante i circa 750 lavoratori impegnati negli appalti scolastici abruzzesi. Le maestranze chiedono anche il pagamento del FIS, ovvero il fondo integrativo salariale, da parte dell'INPS in ritardo da 5 mesi. Il servizio di Paolo Renzetti. Ondifero, quali sono i motivi di questa protesta qui oggi davanti alla sede della Regione? I motivi sono riconducibili a più aspetti. Una vertenza complessa, complicata, che mette insieme più punti. Da dicembre del 2016 questi lavoratori sono stati per 5 mesi in FIS e non ancora percepiscono un euro dall'INPS. Un altro motivo è legato al fatto che questi lavoratori sono legati a dei finanziamenti sul programma Scuole Belle. Il decreto 50 del 2017 ha sbloccato le risorse previste per questo lavoro fino al 31 agosto 2017, ma non ancora si riesce a iniziarli questi lavori nelle scuole abruzzesi, per cui questi lavoratori non riescono ancora a raggiungere il proprio orario contrattuale e quindi il salario. Anche perché questi lavoratori sono all'interno di un contesto più complessivo, più generale, più grande, che riguarda 18.000 lavoratori in Italia, che stanno per avviarsi alla fine di un contratto di appalto e vorremmo ora per allora cominciare a ragionare affinché questi lavoratori abbiano in futuro più certezze occupazionali, più dignità nel lavoro. Vogliamo un attimo spiegare questa vertenza in Abruzzo, quanti lavoratori interessa e poi soprattutto cosa fanno queste persone all'interno dei plessi scolastici? In Abruzzo ci sono circa 750-800 lavoratori. Si tratta degli appalti scolastici. Appalti scolastici significa tutto ciò che è il mondo di quei lavoratori che fanno le pulizie all'interno delle scuole. In tanti casi anche la sorveglianza, e il progetto Scuole Belle fa sì che da un paio d'anni a questa parte, da 3 anni a questa parte, questi lavoratori si occupano anche del piccolo decoro e della manutenzione all'interno delle scuole. Sono 750 lavoratori, 800 circa, appunto, distribuiti in 6 aziende nel territorio abruzzese, tutte di fuori, e siamo qui per le ragioni che dicevo prima. Leo Malandra è il nuovo segretario interregionale della CISL per l'Abruzzo e il Molise. Ieri pomeriggio l'elezione e l'avvicendamento con il segretario uscente Spina. Per Malandra bisogna ancora lavorare molto e in sinergia tra le istituzioni per uscire in maniera efficace dalla crisi economica che sta vivendo l'Abruzzo. Leo Malandra è stato eletto nuovo segretario interregionale della CISL Abruzzo-Molise. Nel congresso che si è tenuto a Vasto, Malandra, tanti i temi in agenda, un impegno importante al servizio delle due regioni di Abruzzo e Molise che lei rappresenta con il sindacato. Assolutamente sì, un impegno gravoso in cui la responsabilità deve farla da padrone. Si lavorerà in stretto raccordo con la mia organizzazione, con i delegati che sono splendidi, un'organizzazione che cerca di entrare nel merito dei problemi senza una barriera di natura ideologica, quindi cercheremo di lavorare con le istituzioni e con le controparti, associazioni, imprenditoriali, proprio in termini di entrare nel merito dei problemi per risolverli, perché oggi il problema vero è quello che ridare crescita, sviluppo e occupazione ai giovani e dare certezze ai pensionati e ai cittadini di questo territorio. Parlando dell'Abruzzo in particolare, ci sarà tanto da lavorare in una regione che sta attraversando un momento difficile anche per il post-terremoto, per tutto quello che è accaduto nei mesi scorsi. Assolutamente sì, il discorso dell'emergenza per noi è fondamentale, in qualche modo noi infatti chiediamo nei 10 punti programmatici che stiamo proponendo alla Regione di tener conto di queste emergenze nella rimodulazione del master plan e del patto sociale. È anche vero che queste due cose vanno di pari passo con la crescita e lo sviluppo. Tutti i principi che noi abbiamo messo nel master plan e tutti i fondi che sono previsti nel master plan, che sono cospicui, vanno usati fino all'ultimo centesimo per il bene della nostra cittadinanza. Si parla tanto di ripresa o di ripresina, ma in Abruzzo è iniziata davvero questa ripresa?
con una certa diffidenza, diciamo che c'è un inizio di ripresa, ma spetta alla classe politica e spetta a noi pungolare la classe politica affinché questo diventi veramente realtà. È salito a 16 il numero dei bambini rimasti feriti nel ribaltamento di uno scuolabus comunale nelle campagne di Corropoli, in provincia di Teramo. Ieri, al termine delle lezioni, a bordo c'erano 20 alunni, dopo i 4 trasferiti a bordo di ambulanze ai pronto soccorso degli ospedali di Teramo e Sant'Omero. Altri 12 ragazzini hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dei reparti di pediatria del presidio ospedaliero Val Vibrata di Sant'Omero nel corso del pomeriggio di ieri, su decisione dei genitori. Per tutti si tratta di leggeri traumi cranici ed escoriazioni diffuse sul corpo, giudicate guaribili in pochi giorni. Gli agenti della Polizia Stradale intanto hanno cominciato ad ascoltare testimoni e dipendenti comunali, oltre ad alcuni genitori, nell'inchiesta avviata dal PM Luca Sciarretta. I gruppi di opposizione al Comune di Teramo hanno firmato compatti una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Maurizio Brucchi ed hanno chiesto ai dissidenti di unirsi a loro per coerenza politica. Al momento però nessuno dei contestatori ha risposto all'appello. Tania Bonici Castelli. Si torna a parlare di crisi politica al Comune di Teramo. Si è arrivati ormai al capolinea, secondo i gruppi di opposizione, che compatti firmano una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Brucchi per grave degrado del comune capoluogo. 12 firme, che però non saranno sufficienti per presentare il documento al prossimo Consiglio Comunale. Ne occorre solo un'altra, un 13° consigliere che apponga il proprio nome alla mozione. Eppure ci sono 6 dissidenti nella maggioranza di centrodestra che da mesi non votano più i provvedimenti della loro amministrazione e che ripetono di non condividere l'operato di Brucchi. E allora perché non firmano, dimostrando così coerenza politica? Se lo chiedono i consiglieri di opposizione e a questo punto l'intera città. Lei sostiene che i 6 dissidenti di fatto giocano al rialzo per i propri interessi, quindi non lo sono davvero. È un gioco politico che sta portando allo sfinimento la città di Teramo. Questi 6 dissidenti devono dichiarare apertamente se stanno col sindaco o contro il sindaco, in quanto stare nel limbo per solamente chiedere una poltrona o un contentino personale è una cosa assolutamente imbarazzante e assurda per un capoluogo di provincia. Chi non firma oggi ha già dato la sua risposta e quindi a mio avviso non potrà più presentarsi in politica. Perché questi dissidenti sono dissidenti? Sembra un po' una domanda becchettiana. In realtà dovrebbero dircelo loro perché sono dissidenti, perché ogni giorno apprendiamo dalla stampa che ci sono motivi diversi, talora anche confliggenti l'uno con l'altro, talora anche confusi. Quindi io devo dire che ad oggi io non ho chiaro il motivo del loro dissenso. Questa mozione di sfiducia sinteticamente cosa contiene? È una mozione di sfiducia che mette in evidenza una situazione di immobilismo inaccettabile per questa città e il fallimento, mette in evidenza il fallimento del sindaco Brucchi e del centrodestra teramano. È una città che è sotto lo scacco di 3-4 persone, di 3-4 capibastone di una coalizione. Lo stesso sindaco si è infilato in una situazione in cui è rimasto ostaggio dei capibastone della sua coalizione e ha reso ostaggio il Consiglio Comunale tutta la città. E c'è chi tra l'opposizione è ancora più amareggiato degli altri e fa una disamina spietata sulle ultime 3 amministrazioni di centrodestra che si sono susseguite al Comune di Teramo e che sarebbero state un vero fallimento. L'ultimo vero sindaco, secondo il consigliere Gianluca Pomante, è stato Angelo Sperandio. Sì, è stato l'ultimo sindaco che ha amato questa città perché non si è preoccupato tanto degli interessi di partito quanto di fare il benessere dei cittadini. Qui invece assistiamo ogni giorno alla sagra del centrodestra, con consiglieri che rivendicano posizioni più o meno importanti e il sindaco che cerca di accontentare tutti, ma soprattutto di conservare gli equilibri politici che devono consentirgli future candidature. Il Comune di Teramo ha emanato oggi 75 nuove ordinanze relative al sisma. Il totale delle stesse ammonta ora a 1341. 43 famiglie sono state sgomberate dalle loro abitazioni a Collerterrato Basso, Scapriano, Viacona e Cavuccio a seguito dei lavori effettuati su immobili dichiarati inagibili di categoria B o a seguito della presentazione della scheda EDES. Possono rientrare nelle loro abitazioni 18 famiglie. Restano da effettuare 523 sopralluoghi, mentre ne sono stati svolti già 4.603.
Ed ora ci spostiamo all'Aquila e parliamo ancora di elezioni con la presentazione della lista di Rivoluzione Cristiana. L'ex ministro Rotondi era in città per appunto la presentazione della stessa. Rivoluzione Cristiana sbarca anche sulle amministrative dell'Aquila. Perché questa scelta? Rivoluzione Cristiana è un partito erede della DC e qui giochiamo in casa. L'Abruzzo è stato democristiano e la storia civile dei cattolici ha scritto pagine memorabili in questa regione, quindi ci aspettiamo all'Aquila un bel risultato per il partito che si richiama più esplicitamente alla storia della DC. Una squadra di 21 donne con un simbolo nazionale, una grande sfida su un territorio come l'Aquila. Perché questa scelta? Perché io volevo portare un rinnovamento in termini di concretezza, e quindi un rinnovamento nominale e sostanziale, per cui ho presentato questo simbolo nuovo perché sono stata coinvolta in questo percorso già da 2 anni e quindi è stato per me un onore poter presentare una lista con questo simbolo, quindi rinnovamento nominale nel simbolo e rinnovamento sostanziale nelle persone, perché ci sono tutte persone nuove. Persone che non hanno mai avuto a che fare con la politica e che possono portare la loro esperienza di quotidianità, e donne perché la concretezza di una donna è diversa da quella di un uomo, quindi è stata fatta questa scelta di impostazione. Nel vostro programma sono inclusi anche gli anziani, i comparti sociali più deboli, come? Noi riteniamo che nessuno debba essere lasciato solo e quando è stata passata la palla al governo locale abbiamo avuto purtroppo l'opportunità di constatare quanto siano state abbandonate le persone, soprattutto coloro che vivono nei progetti case e nei MAP di questa città, isolati, senza servizi, senza locali commerciali e che vivono ogni giorno un dramma anche per raggiungere le farmacie, i servizi ospedalieri e le ASL. Questo oggi deve finire, l'Aquila e gli aquilani devono avere i servizi che devono essere erogati anche a chi vive nei progetti case e nei MAP, perché non è possibile che nel 2017 ci siano ancora persone anziane isolate nei progetti case di Arischia e di tutta la città dell'Aquila, che oggi sappiamo bene che si estende su un livello particolarmente elevato di chilometri. Per cui noi dobbiamo riservare grande attenzione a queste persone caratterizzate da grandi fragilità sociali e il Comune dell'Aquila è il primo baluardo che deve difendere queste persone. Noi saremo lì a difenderli. È stato riattivato alle 13:20 il traffico ferroviario tra Silvia e Montesilvano sulla linea Ancona-Pescara, sospeso dalle 12:10 per accertamenti della polizia ferroviaria. La linea adriatica era stata bloccata a causa della presenza di un oggetto sospetto sui binari, un involucro bianco incelofanato con dei fili elettrici attorno, trovato da alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione, costruito come un vero e proprio ordigno definito rudimentale e dimostrativo, ma senza materiale esplosivo all'interno e che quindi non sarebbe mai esploso. Gli artificieri della Polizia di Stato hanno comunque fatto brillare il pacco. Nel corso della sospensione i treni hanno subito ritardi fino a 60 minuti, mentre 5 regionali sono stati limitati nel percorso. L'Arco Consumatori Abruzzo ha presentato oggi a Pescara i risultati di una ricerca sulla carta dei servizi della mobilità dei vettori urbani e interurbani operanti con scalo nella provincia di Pescara e sono emerse alcune criticità. Carte dei servizi della regione Abruzzo, c'è stata questa indagine che ha fatto l'Arco Consumatori. Venni, cosa è venuto fuori? Noi abbiamo esaminato le carte dei servizi di 12 aziende di autotrasporto pubblico, sia regionale, interregionale che locale, ma comunque con incidenza sull'Abruzzo, e abbiamo visto che le carte dei servizi dovevano essere uno strumento che indicava tutti gli impegni che le aziende prendevano nei confronti degli utenti e diventa invece una generica autocelebrazione delle aziende senza nessun impegno preciso a cui corrisponda una sanzione nel caso che questo impegno non venga rispettato.
Quindi voi siete decisi a rivolgervi all'autorità di controllo? Perché purtroppo l'autorità di controllo è al momento soltanto un po' fantasma, nel senso che dovrebbe assolvere le problematiche del contenzioso, ma non essendo conosciuta, non essendo attivata e non essendo pubblicizzata, di fatto diciamo, gestisce attualmente soltanto le politiche dei prezzi. Tra l'altro c'è una pagina Facebook a disposizione degli utenti. Sì, a disposizione degli utenti, è una pagina che consente di mettere il proprio giudizio diciamo, in modo assolutamente asettico, senza vincoli di nessun tipo, ma consente, come si fa con TripAdvisor, con Booking, con tutto il sistema turistico, di far comprendere alle aziende dove sono i punti di miglioramento da cercare e da attuare, e dall'altra consente ai cittadini di saper scegliere in libera concorrenza quale vettore utilizzare. Non una psicosi, ma una emergenza reale. Quello degli ungulati è un problema sentito nella zona del Sangro Aventino. Per regolare la presenza dei cinghiali che causano incidenti stradali anche gravi e problemi alle coltivazioni agricole, è pronta anche la mobilitazione dei cittadini con una manifestazione di protesta. Incidenti stradali, campi distrutti e senza raccolto. Il territorio del Sangro Aventino non è in preda a psicosi, come qualcuno vorrebbe far credere sminuendo il problema, ma l'emergenza cinghiali è reale, purtroppo costante. Dopo l'adozione da parte dell'assessorato regionale alla caccia del nuovo regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, ritenuto perfettamente inefficace a risolvere la questione, i sindaci che avevano sollevato il problema a settembre 2016 tornano a fare il punto e si riorganizzano. Siamo stati presi in giro per mesi e questo è lo stato d'animo della discussione svolta nella sala consigliare del comune di Altino. Adesso si fa a modo nostro. Due gruppi di lavoro organizzati, uno per la mobilitazione in massa dei residenti del territorio, l'altro per un percorso di proposta normativa verso una legge regionale ad hoc. L'intesa è trasversale ai vari partiti. La politica deve comprendere che serve una gestione efficace dell'emergenza. Massimiliano Berghella, sindaco di Treglio del gruppo Manifestazione. Perché non ci convince l'attuale regolamento, le modifiche che sono state apportate, bisogna fare innanzitutto un'opera di formazione e informazione sul territorio, che sarà poi finalizzata a questa grande manifestazione. Siamo convinti che tante persone non sanno di preciso quali sono le competenze, noi dobbiamo dirlo chiaramente che la Regione si deve proprio prendere le proprie responsabilità, noi siamo sicuri che la Regione dovrà per forza prendersele. Oggi non è possibile vedere che c'è l'incolumità pubblica non assicurata sui nostri territori, che non c'è il rispetto di quello che è il lavoro di tanti agricoltori che vedono distrutti i propri campi ogni giorno e nessuno fa nulla. Ci sono a volte degli indennizi che non sono davvero nemmeno accettabili perché sono irrisori rispetto al danno reale ricevuto e tantissimi incidenti stradali che iniziano davvero a preoccuparci. Del gruppo di lavoro normativo fa parte Silvana Priori, sindaco di Torino di Sangro, avvocato. Agiremo sul fronte di una proposta normativa che presenteremo al Consiglio regionale sulla scorta dell'articolo 31 del regolamento del funzionamento del Consiglio regionale, una proposta tutta nostra redatta dai sindaci guardando a quelle regioni come l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria che hanno affrontato prima di noi l'emergenza cinghiali e raggiungendo ottimi risultati. Grande partecipazione per il corteo di studenti e magistrati che ha sfilato a Teramo in onore del giudice Falcone e la sua scorta. Momenti di commozione quando in Piazza Martiri il prefetto Graziella Patrizi ha letto i nomi dei morti della strage di Capaci tra centinaia di palloncini bianchi che salivano in cielo. Hanno marciato in migliaia lungo il corso vecchio di Teramo per raggiungere Piazza Martiri con striscioni e canti per festeggiare la legalità. Studenti provenienti da tutto l'Abruzzo hanno voluto ricordare così quel 23 maggio del 1992, quando sull'autostrada 29, nei pressi dello svincolo di Capaci, una bomba piazzata lì da Cosa Nostra fece saltare in aria il magistrato Giovanni Falcone, la sua compagna e tre agenti della scorta.
L'evento è stato sostenuto dalla fondazione che porta il nome del giudice scomparso, dal MIUR e dagli uffici scolastici dell'Abruzzo e di Teramo. Grande mobilitazione della scuola oggi. Sì, i ragazzi hanno partecipato in maniera davvero entusiasta e hanno lanciato dei messaggi molto profondi che ci fanno davvero ben sperare e siamo molto contenti. Quanto è importante insegnare la legalità nella scuola? È importantissimo e qui a Teramo diciamo che questa giornata assume un significato particolare di rinascita anche per tutte le difficoltà che ci sono state recentemente e che anche adesso rendono difficile la vita sociale e culturale di questa città. Dai ragazzi è arrivato un bellissimo messaggio di voglia di superare le difficoltà e di andare avanti. Teramo ha risposto a Palermo con una grande partecipazione da parte della scuola, ma anche della magistratura teramana, rappresentata dal procuratore Antonio Guerriero. E poi il momento della commozione, quando il prefetto Graziella Patrizzi ha letto a voce alta i nomi dei caduti nell'attentato di Capaci. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traina. E la piazza ha lasciato andare in cielo centinaia di palloncini bianchi. Oggi giornata conclusiva del 36° congresso nazionale organizzato da ACOI, l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, per la prima volta ospitato in Abruzzo, a Montesilvano. Gli oltre 1000 chirurghi intervenuti si sono confrontati sui temi della formazione e dell'innovazione tecnologica. È la prima volta in 35 anni di storia della ACOI che l'Abruzzo riesce ad ospitare tutta la chirurgia italiana. Noi siamo contenti per questo e soprattutto per quello che sarà l'evoluzione della storia di questa chirurgia in Abruzzo. Noi crediamo che sia importante che ci sia un'evoluzione tecnologica a cui segua naturalmente una razionalizzazione, perché effettivamente la sostenibilità, il titolo del congresso è sostenibilità e tecnologia, la sostenibilità di questo sistema sanitario è abbastanza precario. Quindi ritengo che per l'Abruzzo sia una grande esperienza sia culturale che scientifica. E noi ci impegniamo, non noi, la COI, l'Associazione dei Chirurghi Ospedali Italiani, da noi portata avanti, si impegna a divulgare su tutte le chirurgie abruzzesi questi nuovi intendimenti sia tecnologici che scientifici. Siamo qui a Montesilvano, a Pescara, in occasione del 36° congresso nazionale della COI, che raggruppa tutta la chirurgia ospedaliera italiana e al momento la COI è la più grande società scientifica chirurgica italiana. Tiene per la prima volta in Abruzzo, qui a Montesilvano, il suo congresso nazionale e dove sono presenti 1500 chirurghi provenienti da tutta Italia che si stanno confrontando sia su tematiche di tecnica chirurgica e problematiche di chirurgia e sia di problematiche della professione del chirurgo, del ruolo del chirurgo nella società di oggi e della responsabilità civile e penale della nostra professione nei confronti del paziente. E ora torniamo a Pescara, dove l'amministrazione comunale ha presentato questa mattina la Festa dei Parchi, giunta alla seconda edizione che si svolgerà il 27 maggio. Assessore Di Pietro, seconda edizione della Festa dei Parchi, dopo il successo della passata edizione dello scorso anno si torna a festeggiare. Sabato 27 maggio ci sarà questa giornata interamente dedicata ai tanti parchi cittadini. Sì, diciamo che l'anno scorso fu una scommessa. Per il primo anno Pescara aderì alla giornata nazionale dei parchi e noi abbiamo pensato di onorarla organizzando appunto la Festa dei Parchi, la prima edizione. Fu una scommessa, tante associazioni parteciparono, ma fu un successo incredibile. I parchi erano pieni di persone, bambini, famiglie, divertimento, ma anche spunti di riflessione. Quest'anno ci sono tantissime associazioni che hanno partecipato anche l'anno scorso, ma anche molti nuovi volti. E mi auguro che anche quest'anno si replichi il successo e che questo possa diventare un appuntamento fisso per Pescara, anche perché l'obiettivo con cui è stato promosso l'anno scorso e con cui continua l'amministrazione a promuoverlo è proprio quello di ricordare l'importanza di vivere in maniera consapevole e positiva le aree verdi cittadine. Lo slogan l'anno scorso fu la migliore manutenzione e la partecipazione ed è proprio questo lo spirito che ci anima nell'organizzare la seconda edizione.
L'amministrazione comunale, già dal suo insediamento, ha puntato molto sulla riqualificazione di alcuni parchi cittadini che si trovavano in condizioni sicuramente non ideali. Sì, purtroppo, come dicevamo appunto molte volte, gli utenti dei parchi, pochi, pochissimi in realtà, perché la maggior parte dei cittadini sono cittadini attenti, però considerano la cosa pubblica come cosa di nessuno. E questo è il vero dramma della nostra città, ma di tutte le città d'Italia e del mondo, direi. Se tutti dessimo un po' più di attenzione appunto alle nostre aree verdi, potremmo spendere molte meno risorse per curarle e molto di più per organizzare invece eventi appunto che li animano, come questo. Al porto turistico Marina di Pescara torna nel weekend l'appuntamento con Di che gusto sei, la fiera regionale dell'arte pasticcera. Tante le novità in programma che ci spiega uno degli organizzatori, Gianluca Pesce. Le novità sono sicuramente l'ampliamento del pacchetto dei concorsi, c'è il bartender, che quest'anno il bartending che entra insomma con un concorso, un bel concorso per professionisti e per principianti. Ci sono anche delle nuove lezioni, dei nuovi corsi di latte art, insomma sempre per quanto riguarda il bar. Ci sono tanti gusti creativi, tanta la pasticceria, la gelateria, la cioccolateria, ci sono tanti ospiti importanti da fuori regione, ospiti internazionali, ma anche grandi personalità abruzzesi che sono riusciti insomma a portare fuori il nome l'Abruzzo in maniera più che adeguata negli anni, e quindi è il caso insomma di riconoscerli tale merito. Infatti li premieremo, anche li riconosceremo insomma una targa. Ci sono tante attività, c'è una scultura di cioccolateria, ci sono i laboratori per bambini, per adulti e bambini, nel senso che poi ci sono sia laboratori che corsi gratuiti anche per adulti di cake design, di pasticceria, di gelateria, e quindi ripeto insomma per quanto riguarda i bambini, così come anche dei gonfiabili. Insomma è il giusto mix tra quella che è la professionalità e le eccellenze professionali e dei prodotti tipici abruzzesi e quindi per gli addetti al settore, con invece poi miscelati con il divertimento delle persone. Quindi è un evento costruito dagli addetti al settore, ma poi in realtà è per i golosi e per il divertimento del pubblico tutto. Taglio nel nastro il 26 alle ore 16, vi aspettiamo tutti insieme, ci saremo quindi il venerdì tutto il giorno dalle 16 alle 23, il sabato idem, stesso orario, il pomeriggio, mentre la domenica apriremo anche la mattina. Vi aspettiamo per far colazione insieme la mattina, la domenica, dalle 10 in poi. Apriamo la pagina dello sport e parliamo di Pescara. Non è bastato vincere la seconda partita sul campo per ridare serenità all'ambiente. Lunedì sera contro il Palermo, nuova contestazione della tifoseria organizzata. Nel mirino della curva, oltre al presidente Sebastiani, anche l'allenatore Zeman. Un clima avvelenato che potrebbe sopirsi con la conclusione del campionato. La seconda vittoria sul campo contro il Palermo alla penultima giornata, ultimo atto all'Adriatico Cornacchia, non ha lenito il clima di tensione con la parte più calda della tifoseria. Nel corso del secondo tempo del match col Palermo, la tifoseria organizzata è tornata in curva, ha lanciato fumogeni e ha contestato di nuovo aspramente il presidente Daniele Sebastiani. E nel calderone stavolta ci è finito anche l'allenatore Zdeněk Zeman, colpevole, si fa per dire, non tanto di non essere riuscito a raddrizzare una stagione già compromessa, quanto di essere un allenatore legato a Sebastiani, perché fortemente voluto dal presidente del Delfino. Nel dopogara lo stesso Sebastiani ha annunciato ai nostri microfoni che vanno avanti le trattative per la cessione della società con imprenditori non abruzzesi. Dichiarazioni che sono una mossa strategica per lenire gli effetti della contestazione o concreti passi in avanti che porteranno alla cessione del pacchetto di maggioranza delle quote del Delfino? Quello che è certo è che Sebastiani nelle ultime settimane si è mosso tanto come colui che si vede ancora a capo della società e in quanto tale cerca nuove opportunità per dare forza economica al sodalizio. Lo dice la missione cinese post-pasquale, l'incontro con il magnate kazako Kasanov, lo dice anche il fatto di aver precorso i tempi mettendo sotto contratto a febbraio l'allenatore da cui ripartire nella prossima Serie B. Un cambio della proprietà dunque che non sembra imminente. Zeman dal canto suo ha incassato i cori lanciando una bordata alla fine. La squadra non l'ha fatta Sebastiani, ha detto, scaricando la colpa su altre persone. Oddo, Leone? Il boemo ha glissato quando gli è stato chiesto di essere più esplicito. La fine del campionato e di conseguenza delle figuracce sul campo contribuirà forse a svelenire il clima. Con una curva contro, il resto della tifoseria è quantomeno spaccato su Sebastiani. La prossima stagione non sarà semplice, sarà fondamentale imbroccarla bene e ricreare un minimo di entusiasmo dopo le lacrime amare di questa stagione.
Lega Pro, sarà Antonello Balice della sezione di Termoli a dirigere il playout di ritorno tra Teramo e Lumezzane domenica prossima al Bonolis. Non ci sono squalificati, il capitano del Teramo Ivan Speranza confida nel sostegno del pubblico biancorosso e spera in un massiccio afflusso di tifosi. Ovviamente sai, la prima partita, magari la maggior parte di noi forse non l'ha fatto i playout, quindi ci sono pochi che hanno fatto i playout, quindi non sai cosa va incontro. La tensione, la paura c'è, poi magari come è andata anche la partita, perché abbiamo avuto al primo tempo 4 occasioni nitide per far gol, non lo fai, invece lo prendi, la paura entra, quindi ci sta anche, però adesso che è finita, sappiamo com'è andata, sappiamo quello che già troviamo, ci aspettiamo da Lumezzane, e non cambia nulla, perché per noi è una finalissima. Sappiamo, ripeto, quello che ci aspetta, dobbiamo essere più tranquilli, più calmi, perché paura ci fa, può far solo che male. La giusta tensione ci sta perché quella fa bene secondo me, però quella giusta, non troppo né di meno. Una bolgia, io penso tipo, come ti voglio, per fare un esempio tipo, no, però un esempio caldo proprio, tipo i playoff dell'Aquila, no, tipo i playoff dell'Aquila, quel calore là che è bello, importante per noi, che comunque che il pubblico ci sostiene è importantissimo. Per me come è andata tutto quest'anno è come una vittoria campionale. Perché ne abbiamo passate tante, quindi ancora di più noi dobbiamo essere incazzati proprio per tutto quello che abbiamo subito, per tutto quello che ci è successo quest'anno, quindi penso 3 volte più di una vittoria di campionato per me, perché dopo tante di quelle cose che subisci durante l'anno, ovviamente arrivi pieno, quindi secondo me è meglio di una vittoria campionato a questo punto. Lo scorso 14 maggio ha diretto la sua prima partita in Serie A per il prestigioso traguardo raggiunto. L'arbitro giuliese Antonio Di Martino ieri è stato omaggiato dal sindaco di Giulianova Mastromauro. 30 anni ancora da compiere ed una carriera da predestinato. Sta bruciando le tappe Antonio Di Martino, giugliese ed arbitro della sezione di Teramo. Fino a pochi anni fa dirigeva partite dei campionati regionali, poi l'approdo nel professionismo con arbitraggi dei campionati di Lega Pro. 4 stagioni e quindi l'accelerazione, perché evidentemente la stoffa c'è e i vertici dell'AIA l'hanno notata. Lo scorso 4 settembre il debutto in una partita di Serie B nella gara Virtus Entella Avellino. Neanche il tempo di chiudere la prima stagione in cadetteria, che arriva un'altra fatidica data. Lo scorso 14 maggio la designazione per Bologna Pescara, una prima assoluta in Serie A. Ieri il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro ha omaggiato Antonio Di Martino con tanto di auguri per una fulgida futura carriera. È una cosa, diciamo, molto semplice ma molto sentita, e tu lo sai. Grazie. Questa targa recita: Città di Giulianova ad Antonio Di Martino, associato AIA della sezione di Teramo, con le migliori fortune per una fulgida carriera in Serie A. Giulianova, 23 maggio 2017, il sindaco Francesco Mastromauro. Ringrazio ancora tutta l'amministrazione comunale e Francesco Mastromauro per avermi regalato questo riconoscimento, e chiaramente questo è un grazie a tutti i cittadini di Giulianova per la vicinanza dimostratemi questo giorno per me così importante, ma per tutto il tempo che mi hanno seguito, tutte le persone comunque mi hanno dimostrato il loro affetto per quello che faccio, diciamo, in campo, nel quotidiano. Spero che questo sia un punto d'inizio, un punto di partenza, e chiaramente ringrazio tutte le persone che sono intervenute quest'oggi, la mia famiglia per la vicinanza e comunque tutto quello che mi hanno insegnato per far sì che oggi potessi arrivare a questo giorno. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.